Ti hanno parlato che basta modificare la centrale della tua auto per far sì che la tua macchina prenda il volo, vada via come un missile, consumi poco e non ti dà nessun tipo di problema. Sì, in parte è vero. In realtà poi, purtroppo, c'è il vizio di modificare le centraline mettendo dentro dei file già pronti senza collaudare prima e dopo la vettura come risponde a queste nuove modifiche. La centralina è questa qua. All'interno ci sono scritti tutti i parametri per far sì che il motore venga gestito in modo corretto, soprattutto rispettando quello che è l'antinquinamento e gestisca tutte le varie sensoristiche in modo preciso, devono comunicare tra di loro in modo corretto. Ora, il primo passo che devi fare è andare in un centro dove già da molti anni effettuano queste modifiche, chiedere prima di tutto una diagnosi allo stato della vettura in modo tale che certifichi che la macchina possa sopportare queste nuove modifiche a livello elettronico e che poi, logicamente, una volta modificata la parte elettronica, che il motore resista a queste nuove migliorie. La seconda fase è quella di farti fare una copia di backup di tutto quello che viene fatto, soprattutto farti tenere copia del file originale. In questo modo potrai, in ogni momento, quando lo vorrai, rimetterlo allo stato originale e tutto torna completamente come quando l'hai comprata. La terza fase è quella, comunque, nel mentre in cui si fanno delle modifiche elettroniche sul tuo file originale, andare a fare delle prove in strada per verificare, e con la diagnosi attaccata, che tutto ciò che ti stanno modificando stia portando nel punto dove si vuole arrivare, quindi che la macchina risponda in modo corretto a queste nuove modifiche del file. Ora, devi sapere che il file non è un interruttore, non basta fare on e off e la macchina va più forte e guadagni 15 o 20 cavalli. Tutto deve essere calibrato in modo corretto, come si faceva una volta con la quantità benzina, col carburatore cambiando il getto, con l'anticipo spostando lo spinterogeno o la fase, quindi col turbo andare a modificare l'attuatore del turbo per fargli fare meno corsa o addirittura mettere su degli overboost per dargli più potenza. Tutto si fa dalla centralina, deve essere fatto tutto in modo molto corretto. Attenzione, non si devono accendere spie, la macchina deve andare sempre bene come quando tu l'hai comprata, solo con più potenza, più erogazione, più accelerazione e meno consumi di carburante. Fatti fare un test finale, una diagnosi finale per vedere che non si siano generati errori. Prova la macchina, se sei soddisfatto, sei tranquillo. Attenzione, ricordati che queste modifiche in Italia non sono omologate per la circolazione su strada, ma solo su circuiti privati. Quindi se vai a fare questa alterazione della centralina, devi ricordarti che non potrà più circolare su strada. Ciao, alla prossima da Emanuele Sabatino e Mamotosport Broni.